Probabilmente tutti voi avete letto il bestseller di Thomas Harris, Il silenzio degli innocenti, oppure avete visto il film con Anthony Hopkins e Jodie Foster. Ma forse i più tra voi ignorano che quella storia si sia ispirata a fatti realmente accaduti. Il 27 agosto 1906 nacque Ed Gein a La Crosse, nel Wisconsin. Frutto di un padre manesco e alcolizzato e di una madre fanatica, religiosa e sessuofoba, ebbe un'infanzia tutt'altro che felice e normale, segnata da violenza e privazioni. In particolar modo, sua madre Augusta impose un regime di isolamento ad Ed e al fratello, demonizzando ogni figura femminile, arrivando a far giurare ai figli che sarebbero rimasti vergini a vita. La sua ossessione crebbe con l'adolescenza di Gein. Un giorno, sorprendendolo a praticare atti erotici, lo immerse nell'acqua bollente per punirlo. Dopo la morte del padre, il fratello di Ed, Harry Gein, iniziò a ribellarsi al dominio tirannico e fanatico della madre, infrangendo la promessa di mantenere la propria purezza sessuale. Harry morì in circostanze assai poco chiare in un incendio scoppiato nella loro casa. Sebbene il decreto ultimo fu una morte per asfissia, l'esame patologico rivelò anche la presenza di un trauma cranico, che fece sospettare un'aggressione da parte di Ed, che invece vedeva nella madre una figura quasi divina, alla quale rivolgeva una patologica devozione. Augusta Gein visse accudita dal figlio fino al 29 dicembre del 45, quando fu uccisa da un ictus. Ed Gein reagì in modo isterico, infantile, piangendo in modo disperato durante il funerale, come se avesse perso l'unica ragione di vita. La prima vittima accertata di Gein fu Mary Hogan, proprietaria di una taverna nel 1954. Il marito di Mary entrò nel locale e, vedendo macchie di sangue, si allarmò, chiamando la polizia. Lo sceriffo, in base alle tracce, stabilì che la donna doveva essere stata colta di sorpresa, ridotta all'impotenza e trascinata fuori dalla taverna. Escluse una rapina. I soldi erano ancora in cassa. Mary Hogan fu cercata febbrilmente nei giorni seguenti, ma niente di lei fu rinvenuto. Per ironia della sorte, in quei giorni Ed Gein affermò più volte, persino di fronte al marito della donna, che era stato lui a prelevarla e che ora stava nella sua cantina. Ma conoscendo la stravaganza di Gein, noto per le sue frasi fuori luogo, nessuno gli dette credito. Nel 1957 ebbe luogo il secondo omicidio accertato. Il 16 novembre Gein raggiunse la ferramenta della città e acquistò un antigelo. Dopo l'acquisto sparò alla commessa Berenice Warden con il suo fucile ed, esattamente come Mary Hogan, li trascinò fuori, la caricò sul suo mezzo e la portò a casa. Questa volta però la fortuna smise di essergli amica. La donna aveva infatti segnato il nome dell'uomo sul registro dopo avergli venduto l'antigelo, pochi istanti prima che lui le sparasse. Ciò condusse la polizia alla fattoria dove Gein abitava. Fatta irruzione lì dentro, i poliziotti si trovarono di fronte uno spettacolo così atroce, stomachevole e raccapricciante, da far vacillare la loro sanità mentale. La casa era un tempio dell'orrore, addobbata di resti di cadaveri, con paralumi e abiti in pelle umana, teschi usati come ciotole, organi custoditi nel frigo. In un capanno lo sceriffo rinvenne un corpo umano appeso a testa in giù ad alcuni ganci, eviscerato e privo della testa. Era quanto restava di Berenice Warden. Gran parte dei resti umani rinvenuti nella dimora erano stati trafugati da un vicino cimitero. E fra questi c'era anche un panciotto fatto con il petto di una donna, che Gein era solito indossare fingendo di essere sua madre, il cui rapporto patologico non si era interrotto neanche dopo la di lei morte. Tanto è vero che, malgrado la casa versasse in uno stato di atroce squallore, la sola stanza a essere linda e perfettamente in ordine era proprio quella di Augusta Gein. Durante la confessione, Ed Gein fece intuire che le due donne uccise non furono le sue uniche vittime, e lo si sospettò di almeno altri 10 omicidi avvenuti nella sua gioventù. La giuria lo considerò mentalmente instabile, cosa che gli evitò la sedia elettrica. Gein morì di cancro il 26 luglio del 1984. Di tutta questa macabra vicenda, forse il particolare più agghiacciante fu la confessione che Gein fece al processo, durante il quale affermò di non aver mai ucciso un cervo in vita sua. Eppure, da dove arrivava tutta la carne di cervo che negli anni aveva puntualmente offerto in dono ai propri vicini di casa?